Non di solo pane vive l'uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio. Con queste parole il vescovo Armando ha introdotto i presenti al primo sabato di Quaresima nella chiesa di San Tommaso. Nell'omelia il vescovo ha ribadito il senso autentico e le origini della Quaresima come tempo di preparazione per camminare, convertirsi e per riscoprire la misericordia di Dio che agisce nella vita di ciascuno. Iniziando dalla prima opera di misericordia corporale, dar da mangiare agli affamati, il vescovo ha sottolineato come quest'opera ci chiede innanzitutto di aprire gli occhi sulla fame e sulla povertà del mondo del sottosviluppo, dove la fame comporta non solo assenza di cibo, ma anche impossibilità a curare la salute, ad accedere all'istruzione, ad avere un lavoro e un reddito, povertà del nostro paese, dove pure esistono casi e fenomeni di povertà e di emarginazione. Prosegue poi il vescovo: quando Gesù parla di fame non intende soltanto lo stomaco che brontola, la fame per lui è già sempre una metafora della fame più profonda dell'essere umano. Parla della fame di giustizia e a Satana, che vuole tentarlo a trasformare le pietre in pane per poter saziare tutti, risponde: non di solo pane vivrà l'uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio.